Si avvicina al debutto televisivo per Sicario La donna di cuore ed è quindi il momento di scoprire alcune peculiarità della miniserie. Anzitutto l'uso del bianco e nero, piuttosto raro nelle fiction, ma prerogativa dei lungometraggi di Antonio Capra, che il regista ha mantenuto anche qui per l'efficace contrasto creato. A me piace molto questo rapporto di contrasto che si crea sia dal punto di vista fotografico, quindi luce, ombra, chiaroscuri, sia dal punto di vista della caratteristica del personaggio e dal suo momento, che sia più o meno intimo, più o meno relazionato con un altro attore o con una situazione. Poi la scelta di ingaggiare per il cast sia professionisti sia esordienti. Girare con attori del mestiere significa per un cineasta dare un input e quindi lasciare che siano loro ad esprimere il personaggio. I non addetti ai lavori, invece, come Gianni Schintu e Isabella Ferraria Gradi in questa miniserie, hanno bisogno di essere plasmati e per un regista può essere stimolante. Come nasce l'idea? Magari dal volto. Quando scelgo una persona esordiente che non ha mai recitato, a me piace tantissimo basarmi sulla faccia di questa persona. Io adoro le facce, adoro i volti, adoro le caratteristiche proprio morfologiche di un volto che secondo me certe volte può esprimere molto di più senza magari dire nessuna parola. Un ruolo fondamentale infine gioca il set per quanto riguarda le scene in esterna, cioè il borgo di Stradivari, sia nella sua periferia, campagna e industria, sia nel centro storico. Cremona resta se stessa, ma diventa anche rappresentativa di altre città italiane. Il film comincia in una periferia che può essere una delle tante periferie italiane. La nostra è una periferia piena di strutture molto metalliche, molto rigide, molto fredde, e mi piaceva il fatto che tutto il film e tutta l'emotività del film si spostasse pian piano dalla fredda periferia, dalla grigia periferia, verso i monumenti più riconoscibili della nostra città, quindi dalla piazza, dal Duomo e quant'altro, dal Torrazzo. L'appuntamento con la prima puntata di Sicario, La donna di cuori, è giovedì alle 22 su Cremona 1.